Beh, abbiamo messo tantissimo, abbiamo messo alcune centinaia di milioni, ieri abbiamo aggiunto al fondo della protezione civile altri 20 milioni da assegnare all'ingegnere Cocina, alla protezione civile. L'emergenza idrica è un tema che ci sta non solo a cuore, ma io ho detto ieri non ci dormo la notte. Stiamo lavorando con forte determinazione alla riattivazione dei 3 dissalatori di Porto Empedocle, Gela e Trapani, chiusi da 14 anni. I problemi non mancano di carattere tecnico e di carattere amministrativo. Le somme ci sono, le abbiamo stanziate. Sta adesso al Commissario Nazionale dell'Acqua, chiamato il cognome omonimo al problema acqua, accelerare, fare in modo di utilizzare ed adottare provvedimenti urgenti, perché lui ne ha i poteri, noi no, ma in forza del decreto legge nazionale lui ha i poteri di andare in deroga. Oggi abbiamo sollecitato formalmente il Commissario dell'Acqua ad accelerare al massimo quello che è la soluzione del problema. Vigileremo naturalmente su questo, perché il problema è nostro più che del commissario, ma posso assicurare a tutti che saremo vigili e pronti anche a dare una mano al commissario dell'acqua. Io ho incontrato il commissario dell'acqua, ho fatto un bilaterale con lui, ho messo a disposizione le nostre strutture, i nostri uffici, i nostri uomini, perché in questo caso bisogna fare squadra. L'obiettivo per me inderogabile deve essere quello di riaprire i 3 dissalatori entro l'estate dell'anno prossimo. Questo senza se e senza ma. Sarà complicato per le regole, le burocrazie, i tempi, le autorizzazioni, che sono quelle che imbrigliano i processi attuativi di determinati aspetti. Li sto scoprendo adesso con questa mia esperienza. È una sfida contro a volte il sistema, rispetto invece alla sfida contro la mancanza di risorse. Le risorse le abbiamo, occorre fare in modo che si faccia squadra tra governo nazionale e regionale, questo c'è sempre stato. Poi la squadra dipende anche dalla capacità degli uomini di fare squadra, e noi siamo pronti a fare la nostra parte.